Guarda che siete proprio belli, ma avete lasciato da solo. Ma devo parlare con i pupazzi stasera. Ma mi pare normale che io debba parlare con dei pupazzi stasera. Maestro Yoda, poi chi è? David Gnomo. Non è maestro David Yoda, lui è Baby Yoda, Gnomo. mi Baby guarda. Yoda, vabbè, io sono abituato al maestro Yoda perché guardo il futuro, no? Guardo di là, eccolo lì, abbiamo trovato anche Simone. Secondo voi chi si nasconde invece dietro David Gnomo, amico mio? Oh, no, il No, il gatto. Ah, gatto, ok, ho sbagliato. italiani, Me ne vado. buonasera, Me ne vado. buonasera, In in pigiama, in pigiama, pigiama, bonsoir perché? Umbro questa sera che salutiamo, sponsor del pigiama, Bellissimo, un saluto, un bellissimo. ringraziamento da parte, bellissimo. Sponsor Gumbro? Attenzione, Umbro, no, Umbro, tu! bellissimo, Attenzione, Umbro, colpo pazzo. di scena, entra all'ultimo secondo. Attenzione, proprio lui. Attenzione, Io vorrei abbiamo un colpo fare i tamburi. di scena. Si alza il tasso tecnico questa sera. Ma che stupido, Perché la verità è che Andrea fino ad ora aspettate che sono lì nel co è c'è il stato coprifuoco qua, davanti sto all'attivo che doveva vedere fuoco. l'Inter, che Cosa dove, cioè, c'entra doveva tutto tirare i qua? piedi Va al Milan. bene. È un anno che siamo il coprifuoco. No, ma io c'ho il Come? coprifuoco No, anche non lo per le conosco. stanze di casa, Aspetta che ti una dico. cosa, ragazzi, aspetta un attimo. Ah, no, ma questa dove è andata? Allora. Ah, ok, dorme. No, la mia dorme, vabbè. Andrea, come Ah, vedi, sono per arrivato al limite, con i capisco. pigiami. Bisogna partire con il pigiamone fit. Ah, aspettate un Io attimo, a proposito. non mi fermerò mai con questa mia campagna di sensibilizzazione. Donate il vostro 8 per 1000 per il pigiamone fit. Ecco, anche Alberto protagonista della gara di settimana scorsa, che fra poco lo vedremo. Intanto, andando a dare un'occhiata prima che vengano e comincino a fluire le immagini dalla pista. Stavo dando un'occhiata alle formazioni. Allora, i nostri avversari diretti, per la felicità di Long, si presentano con Bellini e Dudu. No, Dudu, no, ti prego. Dudu è molto forte in Allora. interdizione, soprattutto in spinta, la spinta di Dudu. Belin che se la toglie, che spettacolo. No, allora, tra l'altro stavo vedendo le loro classifiche. Bellini è il leader del campionato, Bortolozzo è secondo, Dudu invece è un pochettino più indietro, è in undicesima posizione dopo tre gare con un ritiro, un sedicesimo posto e un quinto posto, quindi diciamo, guardando il loro campionato, non la prima scelta, non un top di gamma. Bellini è il leader del campionato, Signori, ma quindi. con un nome così non poteva essere altrimenti. Poi andiamo a vedere chi altro c'è. Ci sono Matteo P0323 e Pablo per i Liga Colombiana F1. Che succede? Che cosa è Me lo successo? sono Che perso. cosa. Regia, il replay. Momenti di Che. televisione altissimi. Oh, mamma mia, cosa è successo? Ero chinato a leggere le formazioni e voi fate Non si può cosa? dire quello che è successo. Possiamo dire che il nostro buon Andrea Madolatto ha detto una frase che non si dovrebbe dire. Ma come? Io non ho Ah, sentito no, sì, niente. no, no, No. non ha detto quella frase, ha solo Ma si è visto parlato qualcosa? Si è visto? come il buon vecchio Biscardi No. quando succedeva Ecco anche qualcosa. Alberto. Alberto! Eccolo, Ciao! eccolo, Alberto, arrivato, È arrivato il mio arrivato. maestro Ecco Alberto, dell'umanesimo. ciao Alberto! Ciao Ciao! amici! Allora, Benvenuti a una nuova puntata di Esplorando il corpo umano. Noi esplorando corriamo così! il No. campionato. Luca, stai bene? No. Bene. Niente, lasciate perdere, se è domenica, Allora, lo anche stress. me. Poi, Condivido la live. Aspetta. comunque, andiamo avanti. Passiamo a un team argentino. Gli MRL che corrono col signor Rezzonico ormai, con Ruffo Nico. E con Rufos B99, quindi qua nel dubbio sappiamo che non sono la stessa persona, perché Ma il dubbio mi sarebbe prima per caso hai venuto. detto che Bortoloso è secondo nel campionato? Bortoloso è Sì. secondo e Bellini che corre stasera e che ha corso la seconda gara è il leader del campionato dopo Quindi a tre gare. Singapore Bortoloso faceva lo scudiero di qualcuno che è Di dietro. qualcuno che è dodicesimo perché ha un ritiro, un quindicesimo posto e un quinto. Ma scusa, come fa a essere Ma dietro? io, no, Che mentalità proprio. vabbè. Poi vediamo chi altro c'è.
I Simarge corrono con Fosca e Persson. Poi ovviamente per noi ci sono Farris e J-Sport, con J-Sport che fa il suo esordio nella competizione. Farris invece alla seconda gara dopo la vittoria in Australia caduta nel telefono di Andrea. In realtà l'entità di Andrea è un lampadario, cioè il corpo che vedete non è il vero Andrea Badolato. Andrea in realtà è un lampadario. Cosa sta facendo? Poi c'è Orbiking, quella gifa, quella di Mentana, quella di Mentana, l'organizzazione fit di qualcosa, no? Che facciamo in Blu-ray, bisogna offrire. Ma così non mi vedete, così? Sono in live, ragazzi. Sì, sì, così sì, ti vediamo. Ma Sdem dove non si è, trova? Sta facendo la Andrea, allora basta, sta mettendo le ultime stampe della Repubblica. Dove ti trovi? Andrea, piantala! Cavolo, sono nella metà guarda. Guarda là, là non c'è niente. Di là c'è questo è un corridoio, ragazzi. Questa è una taverna, è un corridoio. Ma dietro c'hai le foto di chi c'hai? Montanelli, di mio padre. No! Sono tutte le foto di mio padre quando giocava a calcio. Te, quello lì è lui. Montanelli. Quello lì è lui. Montanelli sono volato. Ogni settimana cambia testata giornalistica. Madonna. Mi dispiace dirlo, però non si corre nei corridoi, quindi infatti è vero, solitamente è così. Vabbè, basta, faccio uscire un video e faccio vedere così, il tour del mio corridoio, no, della taverna. Comunque andiamo avanti, dai, che sennò no, vabbè. Poi per il resto delle formazioni ci sono sempre i DRL, che come sempre purtroppo dovrebbero avere solo Orb King. E c'è invece Rodrizape 99 per i Liga Perù F1. Non abbiamo le formazioni dei colombiani, abbiamo invece la defezione del team della Repubblica Dominicana, che adesso devo ricordarmi come si chiamavano, credo fossero G-Sport F1, no, è GP Sport. Sì, si sono ritirati perché hanno detto comunicazione testuale, perché è giusto fare informazione corretta. Hanno detto: quando avrete più interesse per i team partecipanti, torneremo a partecipare. Grazie per l'invito. Abbandonate il gruppo. Ecco, detto. Informazione proprio corretta, perché è giusto dire le cose come stanno, altrimenti dice no, ma voi travisate le notizie. No, io riporto il comunicato. No, vabbè, certo. Quindi viene confermato, nessun problema con la dogana, in realtà non ce ne faremo una. No, non credo. Allora, bisogna essere anche onesti, non che venissero da risultati splendenti, non erano una Caterham, però insomma, sembrava la sensazione che con le AS fossero un po' i fanalini di coda. Mi ricordo che uno di loro non andava pianissimo, però insomma, non so se vado a verificarlo. Luca, con le classifiche come siamo messi? Anche per rispondere a Dario Scarpa. Ah, assolutamente domanda... sì. Allora, no, sai cosa facciamo? Noi e a che ora finirà la live? Per partire alle 11, verso mezzanotte e mezza. Intorno al mezzanotte e mezza, sì. Allora, no, la classifica invece ve le vado a prendere, così abbiamo le mettiamo proprio in sovraimpressione. Se mi date il tempo tecnico di andarle a prendere, intanto se avete argomentazioni oltre la classifica, ben venga. Il tempo tecnico va proprio. Va bene. Io poi riscatto un brevete. Così ve le mando in screen. Ah, vabbè, scusi, non lo faccio più. Alla mia. Ma lei non è pronto, ma che delusione. Vuoi andare a riprendere quello della sirenetta, cos'era? La borraccia fitta che bisogna fare, dai, che qui, Andre, qui la bravo, bravo. Raga, io ho visto lui non lo usare per altre cose, altrimenti ci bannano la vita. Mi dissocio. Allora, eccoci qui, abbiamo la classifica, ce la mettiamo in sovraimpressione. Adesso il tempo tecnico di farla comparire. Allora, Vediamo. Io devo spegnere il numero di Badolato alle cantine Giordano, visto che ci ho preso una volta e continuo a chiamare. Ora, se vogliamo, vieni, eccetera. Quindi gli do il numero di Andre. Mette da parte per i ratuni.
No, è Chinotto. Ma il link vino gioco. Allora, il link. Cavolo. Eccola qui la classifica, la vediamo, io la vado a spostare appena un pochettino, così sposto noi più che altro. Eccolo qui. Aspetta che vado a vedere. Tac e tac. Aspetta, sì, sì. Sì, eccolo. O più forse verso sinistra, così almeno si vede un po' meglio. No, potremmo tac. Approfittare anche di Alberto per farci un recap della scorsa settimana, della gara... Ah, oh mamma mia, io voglio far ritirare fuori sto trauma. Allora, no, vai, vai. Abbiamo crashato 5 volte, 3 volte io e 2 Miche. In partenza Miche, io in qualifica una volta e poi 2 volte in gara. Il problema non era il passo gara, ma il problema era il lag reciproco e ovviamente quando il secondo pilota Mercedes ha deciso di difendersi con tutti i mezzi disponibili è andato un po' oltre, poi casualmente io non l'ho fatto apposta, però ci siamo toccati, io l'ho tamponato con il lag e lui si è girato e a quel punto sono andato avanti, però era, diciamo, si era difeso anche sai troppo, che, sai che la gara della scorsa settimana, vabbè, voi eravate ancora piccoli, mi ha ricordato Luca una gara che fu fatta in SF1, aia, sempre a Singapore, praticamente da c'erano Kimi e Sutil che in quella gara andavano due secondi più veloce di tutti quanti, tant'è che te lo ricordi Joel Magri, te lo ricordi? Sì, come no, Javi, che adesso era il team manager della Williams. L'avete tolta la trazione, cioè la trazione, voi c'avete la trazione. 2014 quindi, sì. Finirono ad un minuto, però in quel caso la gara è andata talmente liscia che, vabbè, erano partiti da soli. Chiaro che la settimana scorsa ci siamo incasinati. Ma io penso che ci sarebbero potuti essere anche problemi, anche partendo primo e secondo tranquillamente, perché il ghosting è disattivato e i doppiati non si levavano. Quindi potrebbe infatti essere successo qualcosa anche senza crash. Allora, avete vista la classifica? Ve la rimostro un attimo, no, giusto per così possiamo risistemarci. Allora, siamo avanti con 202 punti che però sono aggiornati, attenzione, ne parlavamo prima a microfoni spenti, sono aggiornati perché in realtà siamo a quota 194, questi perché sono arrivati gli 8 punti di penalizzazione. Alberto, ti hanno dato 5 punti di penalizzazione per il contatto con Bortoloso e 3 punti sono stati dati a Miche. Che vabbè, lì ci potevano stare. Poi non vi lamentate delle penalità ai nostri campionati. Sì, perché comunque dalla prossima gara, e anche questa, anche se sono arrivati in ritardo, come dicevamo già, i referti verranno esaminati dai 7 giudici di gara che hanno i brasiliani, che però purtroppo hanno questo modo di valutare che vanno a pesare direttamente sui punti, quindi bisogna minimizzare l'errore. Il problema non è tanto minimizzare l'errore, che non correggono neanche le classifiche con tutto il bene del mondo. Alberto era secondo. La desincronizzazione l'hanno calcolata alla fine. No. Abbiate pazienza, allora. Alzo le mani. In un mondiale. Mondiale di Germania del 2006, ok? Italia-Germania. Se mettevano un arbitro tedesco, no? Scusate, in una competizione mondiale. Sembrava una farsa. Perché devono giudicare 7 giudici brasiliani? Cioè, ma andiamo su, ma che cos'è questa cosa? Sì. Guardate che abbiamo... Non ci fidiamo, noi siamo... Non ci fidiamo, diciamo. Andiamo. Occhio che, secondo me, parte lo scontro diplomatico, io te lo dico. Dobbiamo mandare la delegazione di Draghi da Bolsonaro, poi. E sarà un disastro. Luca, ci sono novità per la stanza? Ci sono problemi? In questo momento no, c'era un ragazzo inglese che stava... Ah, qua mi dicono che la stanza è aperta addirittura, vedi un po'. Dice Talz.
Ah, stasera avremo anche come ingegnere Taz, o sbaglio? Sì. Perché abbiamo già licenziato Marco Gano dopo la debacle di Singapore. Ma no, ma Marco Gano doveva esserci. No, Marco Gano ha avuto un problema tecnico che si chiama sonno. Ah, okay. No, quando gli ho scritto Marco, ma perché io ero convinto che fosse in party, e quindi faccio: oh Marco, ma è successo qualcosa a Mica? Perché vedevo Mica che andava piano, non sapevo se era successo qualcosa. Ma Marco, ma è successo qualcosa la mattina dopo? Oddio Luca, ho letto adesso e mi sono sdraiato un attimo sul divano, e quindi chiaramente mi dissocio. No, 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 mi sono sdraiato sul divano e mi sono addormentato, era un attimo. Ma il sonno è sopravvalutato. Ma Carlo nemmeno stava a Singapore, ha scritto Taz. Comunque io non so se lo vediamo adesso in live, io ce l'ho sulla televisione, la live di Go Online. E c'è la stanza già pressoché fatta, ma non ci sono i nomi dei piloti. Oh, Maria Vergine. Ah, non lo so, qui siamo un po' indietro. Non ci sono i nomi dei piloti, ci sono solo le bandiere. Ok, le bandiere, il simbolo del pilota e basta. Ma allora ecco, si sta. È vero. C'è... Ma c'è anche Australia, quindi ricordatevi ricordatevi di cambiare la pista. Ma infatti. Spero sappia che bisogna cambiare la pista. Ecco. Si ricorre in Australia. Oh no. E fu così che vincemmo comunque anche quello. Aia. Vabbè. Dai. Allora, vediamo un pochettino. Per ora, vabbè, diciamo che... Ah, siamo in ritardo, strano. Sì, hai... Oh, mamma. Hanno cambiato telecronista, Simark. Sì, c'è sempre... Il signore col cappellino blu, nazionale. Sempre quello lì con lo sponsor nazionale di Senna e un altro questa sera. Ma cosa fanno, la spola? Cioè, una volta commentano i League Online, una volta i Simarg, che secondo me quando sono impegnati con i campionati o magari hanno altri impegni passano il testimone. Vediamo quello che sta succedendo, eccoli qui. Comunque poi ho visto che stanno ancora sistemando nella stessa sera. Sì, ha corso il campionato praticamente, sì. Questa è falsa. Niente. Mi presentano il campionato, sì, vi sfiderete contro Lunghe tutti che ok, allora corro a Singapore, invece poi. E invece no. Ci sono i presupposti per un ricorso. Beh, potrebbe essere, avvocato, lei che ne dice? Cosa? È distratto. No, siccome ero. No, parlavamo della fumata della Mercedes. Stavo aggiornando delle cose. Ora sì. Dicevi? Del ricorso ai Liga, perché hanno proposto il campionato con il fatto che c'era anche Longhe, ma poi Longhe campionato questo torneo. Ci sarebbe stato anche Nicola Lunghe, ma no, ha corso nei campionati loro, non in questo torneo. Sì, ha corso nei loro campionati. Attualmente correndo, immagino. Non so se ha corso solo per quella gara. Pensavo stessi parlando di me a un certo punto, non avevo capito l'occhio. Vince una gara a Singapore, poi bisogna parlare solo di lui. Niente, no. ce ne abbiamo due che hanno vinto a Singapore, eh. In una stessa settimana, stanno pure vicini, guarda, Manco. Salve. Come va? Ma non è vero. Se contiamo l'anno scorso... Guarda che devi guardare il latte. Vabbè, ma perché io qua ce l'ho sul tablet, ok? Quindi ce l'ho alla mia destra. Io ce l'ho laggiù in fondo. Sì, parece un io posso mettermi con la colazione per gli esami, se vuole. Se guardo la live, quindi dovrei dire così. Ciao, Luca. Carrera. E comunque sappiate che ho la musica di Super Mario pronta, quindi cheat enorme se succede qualcosa. Ho la stellina di Super Mario pronta.
Dovrei litigare con la regia internazionale, Stile Manzini, però va bene, per avere un onboard di un pilota fit. Beh, questa sera incredibile, incredibile come nell'ultima giornata di test, la cosa, una delle cose più interessanti era quando le vetture stavano vicine, inquadravano gente che era non si sa dove, capisco inquadrare, ma io sono nei piloti vicini, guardateli. Di Google Translate per tradurre qualcosa della chat. Ah, bravo, riportaci il meglio del meglio. Non si vede nessun nome di pilota tranne i due DRS. Ci siamo comunque, dal brasiliano al brasiliano. Ci siamo, ci siamo. A me Luca la regia ha particolarmente divertito nel pomeriggio, quando Sainz non male il passo gara, no era in mattinata, non male il passo gara della Ferrari con l'Alfa Romeo rispetto a tutte le vetture che sono in pista, c'erano lui e dietro Raikkonen, erano lui, Raikkonen e poi le vetture box, Alpine, Mercedes, Red Bull, tutti i box, appena detto, grazie, e vabbè, dolcissimo. E vabbè, vabbè, vediamo un po', speriamo che non esplode niente tra tra le sessioni. Di nuovo la zuppa. Vediamo, vediamo, vediamo. La classifica è bella, dai. È quello che ho detto prima. Non ci sono nomi di piloti. Beh, e che dire? Meno male che sono rosa i nostri. A Vario lo confondia, ma non lo confondia, sino che era molto pericoloso ese ingresso a box. Ma penso, e ci penso io. È un po' palese. E ci no, no, glielo dico, poi fanno loro, che devo dire. Da apprezzare questa volta che ha provato a premere option, questa volta ci ha provato, ha togliuto un attimino le grafiche, ci ha sperato, funziona, invece no. Novità all'interno dei nostri campionati, ok? È appena uscito il referto della Pro League, proprio fresco. Anche la vittoria di Zeta, oh! Mauro, vittoria di Zeta, no! Davanti a Flem. Ma tu l'hai visto, cioè, Andrea? No. Zeta Pro Mauro. Luca, torna! Torna, Luca! Ha vinto l'as di Zeta Pro Mauro. Andiamo a vedere. Ma mi stiamo scherzando, ragazzi. Si candida per il mondiale. Cioè, è pazzesco. Ho capito. Hanno capito, hanno capito che c'era un problema. Ma non ho capito, scusate, ha vinto Mauro la Pro League in Singapore. Ha vinto Zeta Pro Mauro con il secondo Caio San 78, che non so chi sia dal tag. Alesi, ok. Aspetta che li sto andando a vedere adesso io. Ottavo Fleming, ma ha vinto la gara. Mamma mia, ma come? Perché? L'aveva detto prima, tra l'altro. Ah, ah, ma quindi ha vinto Luca Flaminio, cugino mio. Ah! Luca Flaminio. Marco. È tornato Marco. Flaminio dopo 7 anni. Come Luca Flaminio? Oddio. qualche qualche sbaglio. Comunicazione di servizio. Era quella GIF di quella che fa, che ha detto? Che fa. Hanno messo in pausa la live. Sì, perché hanno capito che i nomi erano illeggibili, per fortuna mi hanno dato retta. Direi che alla buona ora. Direi. E niente, chiaramente, si rifà di nuovo. Che due scapole. Se non è mezzanotte, non ci piace partire con il mondiale. Die hard, duri a morire. o come nei contenuti extra del Blu-ray, così Marco è contento. Blu-ray, Marco Lucconi, non DVD, ok, Blu-ray. Ma ah, la lobby, pardon! Sì, ma... Sì, dovrebbe arrivare in... A gara in corso e senza cam. Ok, sì, ci siamo. Si parte, signori, si parte. Ah, bello. Che volete che siano 20 minuti di ritardo? Da ferraristi, ci siamo abituati. No? Eccoli. Allora andiamo. Andre, e via. Ai Simarg di premere triangolo. Che c'è là. Se mettono qualcosa scritto in più, non si vede nemmeno la macchina. Si vede. poi ci sono le bandierine in alto a sinistra che servono apposta per nascondere safety car. Ciao, no, ma le hanno fatte trasparenti. Con las blandas a salir a clasificar, vamos a ver cuál va a ser la estrategia de esto. Guarda, c'è quel fit G-Sport 46 che si sta già facendo l'intervista da solo. No. Che va a succedere, Fede, nel día de hoy? Comunque, in teoria si vede già la gomma con cui sono ai box. Quattro pilotas nomás, recordemos che sì, effettivamente si había bajado
Si sta lanciando. Vediamo se Cusco o Fitzparris. Unos problemas así administrativos. Adesso a curva 2. Purtroppo non la vedremo mai benissimo, almeno dal nostro canale. Personas... A livello di qualità, a livello di qualità, sì. Qua marca il taglio. Anzi, no. Attenzione, driver 19 si lancia. Aspetta la chicane nord. Mark, non guardare i prossimi 10 secondi, per favore. È complicato, la verità che. Andrea è andato via per la paura. No, anzi, non ha fatto nulla di male. L'ha fatta a stile Master Ringer. Vediamo. Sì, è vero. Hay que ver si hay alguna estrategia. Perché nosotros no sabemos. Avevo visto un 49-0. Ruffo. Allora, dovrebbero provare. Jacopo non la prova. Farris dovrebbe provare la qualifica con la media, quindi dovrebbe scendere a metà sessione e valutare. Ma ricordate che sono stati fatti in campionato? Con tutto il rispetto per la Prime, diciamo in Master che tempi hanno fatto? Oh, Albe, tu ti ricordi? Ah, no. 26 alto? Credo, sì, 26-9. E allora sono tempi da Prime, scusa questi, perché stanno facendo... Vabbè, il primo tentativo, fratelli. Dai, allora, ti dico subito adesso, no? La falsa da Farris, 1-27-1. Ah, bene. Quanto l'ho detto da lui? Però noi avevamo i tagli. Davanti a me, io lui. Noi avevamo diversi tagli che non potevamo fare. Cioè, la Chicane Nord su tutte. No, mi sembra che in prova a tempo si potesse andare sempre sul 26. Perfetto. Arriva. J-Sport 28 e 3 parterebbe terzo con la media. Vabbè, va a vedere i tempi della Sport. Alla pole position aveva fatto Raffo in un 27-4, non lo ricordo, e poi avevo fatto 27-5, 27-6, no, 27-6 avevo fatto per non molestare. Allora, in Sport Raffo 27-4. Sì. E però Drago 27-5. Ho fatto meglio di Drago. Non è vero. Annullata. Sì, a ver, Acosta, il colombiano si è guardato in caso. Comunque al momento ci sono un po' di scambi di colore come mescole, perché a parte i primi due che l'hanno fatta su Roma Soft, oltre a J Sport c'è anche Dudu e Pat che sono anche con bomba media. Non darà. C'è di nuovo Villegas. Oh, Emi Villegas! Peccato che non c'è Bortolone, mi sarebbe piaciuto vederlo qua. No, lì, ma meglio Bellini in tutta la mia. In Inghilterra sono Bellini prova anche lui con la media. Vediamo che tempo fa, perché il 28 e 3 di J Sport secondo me è già un buon crono con la media. Signori, cioè, questi sono soprannomi importanti, io non dico. Abbiamo raccontato già i motivi. Abbiamo già detto il perché, andatevelo a riprendere nelle live precedenti, però... Guarda quelli! Cosa? Pat, per dare strada a questo qui, ha fatto la strada interna, quindi non la curva che facciamo noi, quella prima. Siccome taglia la pista, era riuscita lo stesso davanti. Oh, mamma mia! Va quello lì. Veniva con un tempo molto alto. Va là! Ma si è lanciato, no? Ha finito il tempo adesso, sì. Alto, a ver, lo tenemos a per... Ma sono alti per la media così. Sì. Cioè, Farris 35, ma il 35 con la rossa, giusto? Sì, ma penso che abbia 35 con la rossa, ma alto. L'ha fatto apposta perché dovrebbe tentare con la media. Si mette in modalità Farris, va via, sa così che del 28 basso, fa 28 basso. Adesso facciamo come i test. Ma quanta benzina c'è, ma tanto Ruffo come. No, vabbè.
de calentamiento, signor. Allora, adesso sta, attenzione, stanno facendo vedere Jay che è con la gomma soft e si sta lanciando. Si sta lanciando. Rezzonico, vai Rezzonico. Ci lancia adesso Rezzonico. Potevo rimanere offeso di brutto, sì, eh. Poco che stanno aprendo. Ma brutto, ne? Taglio curva 1, pista rossa. E l'ha annullato anche per Ruffoni. Annullato, buono. Accosta per Ruffonico è annullato. Annullata. Comunque annullato, appunto. Siccome è annullato, cambiate pilota. Perché è giusto così, ecco. Nuova visuale su Dudu. Si sta lanciando Farris. Ci sono passati, ma è meglio guardare una che rientra. C'è Farris, quella. E niente. Niegas fino annullato. Adesso si sta lanciando. Si è lanciato, vediamo. Qualcuno si è morta la telecamera di Andrea. Sì. Ad Andrea ogni tanto un mancamento. Ragazzi, si è lanciato Farris. Vogliamo la telecamera su Farris. No, dov'è Farris? Farris curva 1. Curva 3. Vabbè, non manca Spider-Man. Vabbè, dai, finiamo di vedere Venom lì, Spider-Man 28, 29, 7, 28, 29. Allora, vediamo se ci faranno vedere il nostro portacolo. Oh, no, no. Vediamo. Se troppo avanti non è valido. Guarda che faccio. Inquadriamo il boss, ok. Oh, niente. Ah, alleluia. È J-Sport, non è? Però questo è J-Sport, infatti. Rigorosamente pulito. 115 millesimi sotto al suo best. Andiamo a vedere. Ricordiamo che il tempo che ha fatto segnare J Sport era con non ci ha abituato J a tagliare. E invece vediamo. Vabbè, arriva Farris. Ecco, mezzo secondo sotto J Sport al T2. Farris, ma è annullato. Gira annullato. Ma secondo me potrebbe... Guarda che bello Farris. Jay, buttati. Io quasi che riscenderei in pista con la media. Fa un secondo giro a migliorarsi. Ti fermi un pelo prima e metti la hard. Un desempeño mucho mayor lo que estamos esperando alguno de los. Ma si ferma prima perché con la media fanno 15 giri, si fermano a 13, con la hard vanno in fondo. Urca vacca. Non lo so, tranciamo di più la pista. Uè. Adesso, vabbè, ma è già annullato il rosso il giro del tizio. Adesso. Aspetta, controllo le alfa. Un secondo 53. Sì, sta uscendo, quindi è rosso per forza. Vediamo i DRL con la Renault. Alla fine hanno trovato Alpum. Bellini sesto. No, che cosa mi sono perso? Sì, Bellini. Sì, ma sta partendo adesso. Eh no, è giusto. Si è salita adesso la classifica. Secondo me sbagliato i giri. Probabile allora a questo punto. Perché lo vedi anche dalla mappa che è appena passato. Guarda, sta andando anche piano. Sì, è vero. C'è la bandiera gialla in curva 3. Vediamo la giallona. Arriva l'ultima curva. Leggero bloccaggio nell'anteriore sinistra. Per al 28 e 5 si piazza in settima posizione. Raga, seconda fila con una mescola di vantaggio, ci metto la firma adesso. È il classico, è il classico codice fiscale, quel nickname. È quel codice fiscale lì. Esattamente. Bosca. Vediamo Persson che si sta migliorando a 172 millesimi dei Simarg.
Anche lui su gomma soft, e vedremo, mancano 4 minuti al termine delle qualifiche. Si lancia adesso verso la Signia, 297 millesimi sotto, siamo ancora ben lontani da Ruffos. Person, sì. Ha dato un secondo Ruffos al momento. 27-1, già un buon tempo. Ruffos è il miglior pilota che ci è capitato di incontrare qui, palesemente. Anche l'altra volta, non mi ricordo se era in seconda gara. Ah, è vero. Qualifica tentativo unico. Sì. È vero, quello sì. 27-1 in gara. Non è un buon, cioè non è un brutto tempo. 27-6 per Person. Muy buen tiempo le Person. Viegas con la media si è messo in mezzo. Mancano 3 minuti alla fine. Adesso secondo me adesso dobbiamo buttarci adesso, anche perché adesso c'è la pista libera. Allora Farris, come detto. Oh mamma mia, sì, Alberto, che ha sbagliato configurazione, gli ha caricato un altro circuito la pista. Cambiando il pneumatico, ultima chance para todos. Parcheggio tranciato. Con las rojas es el momento de salir a quemar. Io boh. No, ma non lagga la loro live, lagga un po' se la vedi da noi. Da noi? Purtroppo sì, da noi è un pelo lag. Da noi. Noise. È aggettivo, da noi. È la S che devi aggiungere per parlare in spagnolo. Ah, capito. Si sta lanciando Jay. Perfettamentos. Condizioni ideali per i piloti. Bello dritto. Si sta lanciando Jay e come detto prima, sì, Farris rimarrà ai box perché ha fatto il giro sulla media. Desafiante perché la verdad es un cioè Jacopo molto facile in solo del qualifico comunque e salire dalla tracciata, salire dal circuito e annullar vuelta. Jay Sport a sto punto non so che vuole fare, cioè vuole provare a mettere la pole. Sì, secondo me sì. Giustamente con la gomma media l'ha fatto. Vediamo. Sì, crashato per. Secondo crashato. Person crasha. È probabile che ci avrà il problema delle gomme, forse. Luca, ti devo interrompere, dobbiamo andare alla fascia pubblicitaria. Devo interromperti come dopo. Vai, vadi. Grazie, ma per la fascia colpisca. Consigli per gli acquisti. Dudu è lì online. Però noi continuiamo, perché chi è abbonato continua a sentirci. Sì, sì, ovviamente. Abbonatovi. Abbonatovi. Forza, lupi. Forza, lupi. Che parta. Però abbiamo detto in questo momento che chi è abbonato già ci sta vedendo. Chi è abbonato non deve riponersi. Allora, io spero di non dover. Spero di non dover pensare male su questo abbandono. Perché Pat è lost. E sono crashati tutti e due i Simarg. Allora, vabbè, sono due team diversi, però. Vediamo. C'è Pat e Lost. Quindi in questo momento è cambiato Lost. Ma magari. No, chi è? Boh. Vabbè, ma tanto sono invitato diretto da quest'anno. Una delle poche cose. Sì, sì. Non so se avete visto la traiettoria della AS che ha fatto alla Sign. Leggermente una punta di sottosterzo aveva. Ma proprio leggero, no, 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 eh. Quando hai il posteriore talmente leggero fonico. Che ti c'hai paura a girare. Fonico. Tra i box. Ruffo 26997. Con la gialla. Ma perché devo vedere la qualifica di un team che è ultimo e penultimo? Stai calmo! Regia! È vero! Regia. È vero! Ah. Come italiano. C'è qualcuno dei nostri all'ultimo posto. Così! Rufo, chi era Jay? Eccolo! Avevo visto Fuxia, stavo per... E Dudu, vabbè, crashando tutti, ragazzi, dai, su. Comunque 26-9 ma... è già un gran tempo, C'è qualche detto... problemino. Il problema è che adesso cosa rifanno? Vediamo. Io credo che sia un problema con Lost, dovrebbero capirlo. Alla chicane.
No, è Jay. Ma Faris non alla Signa adesso. È alla Signa Faris, quindi si è lanciato. Quindi... Poi è una McLaren. Perché no. State dando il giro, scusa? Non lo so. Vabbè, quasi quasi se si rifà la lobby. Una soft nuova. Appunto, se si rifà la lobby. Partire primo non sarebbe male. C'è il traffico. Se ce la quadrano, ecco. Chissà che si è buggato qualcosa. Il traffico di una Aston. C'ha una migliorata qualcuno, non so chi è. Cioè, appunto, bella sta traiettoria. Già sei sotto di 20 secondi dietro. Ma rifanno la stanza, rifanno. Adesso ci vuole, stiamo cercando di capire. Secondo e terzo. Io spero che non abbiano dato per scontato che si rifaccia la stanza, Ma pure partire questa cosa va bene. No, beh. Comunque effettivamente sarà un po' morto. Va bene perché i nostri principali contendenti partono undicesimo e dodicesimo. Ora sì. Mazza che figurone. Quindi, leader del campionato. Cioè. Io direi, partiamo con le soft, andiamo avanti. Perfetto. No, no, con Alberto ci stiamo capendo invece. Ragazzi, dovete seguire Lundini, cioè non potete cadere così. Che si incontra nella quarta posizione. Quinto. Vai, vadi. Vabbè, il primo con la Beh, dai, secondo e terzo siamo bene. Ottavo partito, noveno Focca, decimo. Comunque, decimo primo col mio ritorno nel salottino, decimo quarto c'è anche un grandissimo ritorno, decimo quinto, ovvero Pessero 323, il bicchiere che si sì. E vabbè ragazzi, eccolo lì, Wings, la tua mano nel meme, più forza ci darà, Wings, sono le principesse Disney. Allora che ti devo cantare? Le notti d'Oriente, fra spezie e bazar, son calde lo sai, più calde che mai. Pubblicità! E allora torniamo. Categoria 1. No, one. Bella parola grafica. Un ganador. Sì, assolutamente. Premio. Ce la faccio. $100,000 di premio, ma scherziamo. In Brasile sono fermi. Calmate gli animi. Calmi. Ah? In Brasile sono 10 euro. Sì. Adesso vado a vedere il cambio che c'è tra il dollaro brasiliano. Sì. Comunque il volume della pubblicità è tipo il volume di Adrian, quando faceva la pubblicità Adrian, che era tre volte il programma, uguale. Allora quindi mi sa che si parte subito, perché... Sì, qualcuno è rientrato, perché mi sa che non ci sono gli stacchi. In Francia condizioni beh però allora vediamo 100,000 sta a 0,15 centesimi un Real cosa 100,000 la carriera e speriamo che no, mentre tanto vamos a ver. Sarà 1500 euro, quant'è? No, 15,000 sono 15,000 euro. Raga, con tutto il bene io lo dico sempre, quando in questa roba ci metti in mezzo i soldi, dopo succedono una barca di casini. Gente che s'accoltella. Oh, voi mi state defraudando! Già succedono normalmente. Immaginate con un po' di soldi in mezzo. No, io voglio capire con questi 100,000 real brasiliani, ok, cosa puoi fare poi là in Brasile? Ti compri una villa, ti compri mezzo Rio de Janeiro. È probabile. Io mi compro una villa e la spasso. Oh, ma beh. Non so. Allora, comunque, stiamo per partire, ok? Nella top 10, tutti con le gomme soft, tranne Villegas, che è settimo. Mentre al di fuori della top 10 ci sono i nostri due contendenti, Bellini e Dudu,
Comunque ci sono che due sono Ruffo, Ruffo SRB 99 e Ruffo Nico. Sì, sì. Sì. E poi c'è Acosta che parte con la hard. Uno è il signor Rezzonico che ormai abbiamo imparato a conoscere, stanno crescendo tutti. Si sono toccati. Una carriera molto interessante. Appena ho visto il grigio non sono andato a vedere se erano squalificati o no. È descalificato da sessione. Occultario, ditegli di premere triangolo. Vieni qua, vai con la partenza. Tutto è pronto? Oh. Tutto è pronto per questa incredibile partenza, dai. Boogity. Non c'ho la banana. Dai, eccoli. Dai, Jay, che c'ha il pad OP. Fatemi felice almeno voi, ragazzi, che stasera ho sbroccato. Ora sì. 27 vueltas, eh? 27 vueltas acá en Francia, se lo viene el gran premio francés. Niente semaforo, va bene. Mamma mia, cosa non sto vedendo. Sto benissimo Ruffoso. Ma c'ha il pad pure Ruffonino. Ma non ci credo che non ha il pad. Ha il pad per forza. Noi siamo partiti molto molto bene. E se hai il volante, io alzo le mani, tutti mi dicono pad fenomenale in partenza. Se hai il volante, Ruffonino. Che è successo là dietro? È successo di tutto con Bellini ultimo. Bellini ultimo. Mi sa che ha spaccato Bellini. Godo. Vabbè, dai Jay, spingiamo il gas, andiamo a prendere il Ruffonico, dai. Rezzonico, Gervasoni. Ruffos. No, Ruffonico. Non... Ma Ruffos se la può anche vincere se vuole, posso per me. Sì. I Bellini da me, eh? Se vedono che c'ha passo, che lo seguissero. Se vedono che non ha passo, andare. Sì, aleron la parte destra dell'auto. Acosta passa a Velez. Bellini ha spaccato il flap sinistro. Non ha il flap sinistro. Sì, non ha il flap sinistro. Quindi no, gara per Villegas. Villegas, grande strategia. Dai, ragazzi. Ma credo sia successo qualcosa. Beh, Bellini comunque era lontano da Villegas perché partiva dodicesimo e invece Villegas settimo, quindi o c'è stato Alpumut con Ruffonico. Quella. Oppa. Ma ai box Villegas, ai box Simarg Fosca. Che succede? Ai box Bellini. Tanti danni. Villegas ci aiuta perché era uno dei più pericolosi con la media. Ecco il motivo per la quale i nostri piloti hanno scelto di partire davanti. Guarda che è successo dietro. Assolutamente. Alpunt. Bello. Credo abbiamo messo le ruote Jane. Pascals, grazie per il follow. Comunque io prima avevo rinnovato l'abbonamento, ma con mezza parola, cioè veramente 5 mesi. Ah, sì, le finali del Doc, ne vado uno per 5 mesi. Ringraziamo di più Doc. Grazie. Sasa 27, grazie per il follow. Meno 1, 699. 699. Ragazzi, se c'è qualche familiare. Sì. C'ha 3 per Matteo, i due assi para Velez. Primi per penalità. Incredibile. Dobbiamo stare sotto un secondo perché se no Ruffo se ne va. No, dobbiamo iniziare a scavare il solco da Simarg intanto e poi fare la nostra gara perché tanto Ruffo, come detto prima, la può vincere tranquillamente e tanto non ci cambia. Dai, ma Jacopo alla lunga ma no, sul 31.8 intanto la miglior prestazione fatta segnare da Ruffo. Abilitato il DRS, noi siamo riusciti a togliere sotto al secondo person, quindi Dudu passa Matteo P all'ottavo posto, un bel trenino, peleando per questa quinta posizione, lo tenemos comunque, grazie regia per farci vedere a Orkin e a Pat. No, no, ma fanno sempre vedere almeno il centro classifica. Dudu peleando con Matteo Pepe. Comunque, e poi tolgono.
Ma non, non so, adesso è il... Cioè, stanno chiamando larghissimo. C'era Dudu, Dudu è andato larghissimo alla curva prima del Mistral. Sono 10 lo che puntuano acá, se mal non ricordo il regolamento. 1 e 2, 1 e 6 intanto continuiamo a Acosta. Sì. È a 4 secondi da lontano. Luca in questo momento non si vede nulla, abbiamo lo schermo nero. Opla, eccolo. Si vede nero. Io sto guardando il video. E vedo nero. Con gli occhi. Vedo nero, non capisco cosa. Piloto del feed Coda Sport non lo sotto... siamo ok sotto... abbiamo tirato fuori Persson e siamo sì. L'importante era tirare fuori quelli dietro mentre che sì che no sì. 2-1 adesso speriamo sì. Che facciano un po' di bagarre anche lì, lì dietro sono 6 secondi per lei, anche perché sono tutti nel DRS di tutti tranne cioè Simarg Persson è solo perché ha 2-4 da fare e rifaccio un caricamento per vedere se le immagini si sincronizzano perché vedo che siete un pelo avanti vediamo se arrivato un pelo avanti anche in diretta no sto pure mia per esempio o se no con... no vabbè sì hai che tenere molto occhio come decimos hace un rato con le sanzioni perché giocano un papel molto importante Jay è sul DRS anche Kuzco. Possono anche stare noi in molta opportunità. Possiamo per gestire l'ERS perché se qua se perdi DRS o l'ERS non mi ricordo. No. Era l'ERS che dovevi gestire. Vuoi che la prendiamo da poco? Ragazzi, DRL al Putmuk. Vediamo, vediamo. Se lo commentiamo con le immagini della live di Twitch. Ah, oh, no, ma dovremmo esserci anche perché poi voi le vedreste in ritardo voi. Quindi, boh. E allora andiamo avanti. Tanto con pochi secondi. Bella Pasculz, grazie. Saluti. I nostri eroi marchiati rosa questa sera. Vediamo anche la durata della gomma perché J-Sport solitamente qui ha un'ottima gestione della gomma. Assolutamente. Lui diceva che era uno dei pochi che riusciva a fare rossa gialla, così che rossa. Sì, ma tra l'altro lui aveva un vantaggio che aveva proprio il consumo invertito. Quasi tutti qui vanno a usurare l'anteriore sinistra, lui aveva il posteriore. 700 followers. No, e allora devo fare una cosa. Non ce la fa. Preparo a clipparlo. Ci metto io, prendo il cellulare, lo faccio io. Ciao, dai. Certo, è il 700esimo nickname che non so quanto possiamo pronunciare. Non vorrei offendere. Sì, ragazzi, basta. Di nuovo in commento. Occhio. Stiamo andando verso la sigla. Intorno ai 200 anni. Eccolo, punta. Vai Jay. Arrivederci. Eccolo. Tirala. Ce l'hai. Senza Erse. Devi allora chi Ruffo? No, Jay e ma perché stanno cercando di tenere il passo suo, purtroppo a volte ti devi semplicemente accodare a quello che fanno davanti, altrimenti. Il passo sembra avercelo, l'unica cosa che devono fare è gestire bene. Passo ce l'ha. Se Ruffo non tiene la gomma come la tiene Jacopo, Ruffo tra un po'. Ruffo secondo me sta crollando e sta tirando a campare. Perché prima ha allungato, adesso no. Non farlo qua che non ha senso. Rettilineo è corto, aspetta, bravo. No, è solo per disturbarlo. È arrivato un po' lungo. Sai che magari va fuori. Ma si fa solo vedere, sei. Attenzione, perché adesso io credo una cosa. Passarsi nel rettilineo del Mistral facendo un po' di gioco, tra virgolette, di scie, fa perdere poco a noi e... così almeno riusciamo ad andare anche a più terreno. Però ancora un po' lontano, forse. Sì, secondo me ce l'ha. È arrivato sparato. Si butta dentro. Dov'è? Vabbè che è staccato una tirata. Ha tirato una staccatura. Vabbè, ma è meglio non rompere le ali, tanto lui non è un rivale.
può stare lì e non è un problema. Stiamo continuando, intanto Dudu passa Orking e stiamo continuando a guadagnare terreno su Person, siamo a 4-7. Il fatto è che adesso mi sono accorto di una cosa, è che Ruffo forse c'ha più erse rispetto ai nostri, perché la lucina non si è accesa da lui, non ha mai lampeggiato, quindi ha erse per difendersi sul dritto, forse. Quindi, vediamo perché il numero non scappa. 4-8, 4-7 continuano a guadagnare, quindi tutto riguadagnato. Il problema è dove usciranno. Non mi ricordo che usciranno. Mi sa 25-26, credo. Eccolo. No, Ruffo. Non serve. Ruffoni coi box. Ruffoni coi box. Credo che si sia toccato con Dudu. Perché c'è stata. Guarda che. C'è stato un sorpasso da parte di Dudu. Infatti, Arce. Vai vicino, Jay. È arrivato larghissimo. Ma che traiettoria vai, vai. Puntalo. Così. Si butta? Dai che ce la fai? Andale, ce l'abbiamo fatta. Mark 3R, grazie del follow. Però c'è la risposta. C'è la risposta. Per difendersi, e ora Ruffo. Vabbè, questa è la risposta del fenomeno di sto ciufolo. Sto ciufolo. Mamma mia. Che fa? Comunque con questi sorpassi e contro sorpassi che stanno comunque stanno guadagnando. C'è Person proprio, cioè in vacanza. Sì, perché sta a 6 secondi, nonostante la lotta non sto da solo a 6 secondi. Ruffa i box. Buono. Io vediamo se Alberto riesce a seguirlo. Forse possono regolarsi anche in base a dove esce lui. Jotaport lo vedo quasi stanno ma sì, ma non conveniva andare uno in box. Sì, mi pareciamo... Vediamo Rosso dove forse è presto, è prestino, ci vorrebbe un altro giro. Esce dietro, forse da Pat, ma Pat è guarda che se esce là dietro tanto vale riesce a Venom. Non tanta pista libera perché avrà c'ha prima Venom, sì. E quindi potrebbero continuare, teniamo monitorata la situazione, possono continuare fino a che non hanno un crollo pazzesco della soft. Teoricamente 10 giri potrebbero farle tranquillamente e poi andare a montare la hard. Occhio a Costa. Continuate a darvi fastidio, su, bravi. In tutto sto caso. La media che durata ha la media? 15 giri. 16 giri massimo. Dovremmo arrivare ai 12 giri con la gomma soft, ma sarebbe inutile rischiare. No, è inutile. Comunque in tutto questo casino nessuno è andato a schiantarsi, non è uscito niente. Beh, vorrei vedere cheat parcheggio questa pista. Eccoli. C'è talmente tanto spazio che Farris ai box e Farris scopre e Jacopo continua e Jacopo continua perché la tiene la gomma. Deve tenere ancora. Vedi il tempo di Jacopo. In un giro i nostri hanno preso un secondo e 4 su Person. Un secondo. Mamma mia. E Person sta rientrando perché ha finito la gomma. Vediamo se Farris dove cavolo è. Farris ancora dietro. Person che también ha sesso in questo. Oh, forse lo passa. No. Togli l'indicatore. Poi davanti, raga. No, no, è dietro a Venom. Di 2 secondi e 8. Gli ha fatto un grande overcut. No, come caspita ha fatto? 3 secondi. 3 secondi. Io mezzo, molto, un grande undercut. Mamma mia, 3 secondi gli ha dato. Che l'è l'hard? Allora Jay mi sa che Jay deve aspettare che Farris vada a riprendere Ruffos e che lo rallenti un attimo. Ma non è facile perché non fa in tempo prima della sosta, secondo me. Ma questo Venom si deve fermare? Eccolo, risponde. Risponde Venom su Ruffo.
muy atrás. No, ah no, ruffonico, questo è ruffonico. Ah, ruffo ruffonico non si può capire. Ah, perché è compatto, sì. Antes de hacer la parada en boxes tenía poquito más de 6-7 segundos de diferencia. Un secondo e due, intanto. Beh, stanno facendo, stanno facendo vedere dei sorpassi. Box, Jacopo risponde perché ovviamente non si prende il rischio di uscire troppo indietro. Monta là. Secondo me la hard. Monta la media, forse. È pristino, forse non se lo prende il rischio. Molto presto. Ah. Serve a niente montare la media e non arrivare poi in fondo. È che coso transitando spinge adesso, tanto con l'ers, ma siamo sta transitando adesso Farris, infatti riesce a passare Venom, Farris e Jay Sport esce dietro due box, e Farris è a due secondi e tre può prenderlo. Oh, credo avesse perso qualcosa ai box, okay. Ah. Sì, Jay Farris, che sarà fermato qualcun altro pure. 2-1, dai. Box in mezzo, Ruffonico, 3 secondi. Ma, ci servono di Ruffo. No, ma prende, lo riprendono. Già sta a 2 secondi Farris. Speriamo. Deve spingere come un matto per prendere. 1-9, 2-0. Jay ha ripreso subito Venom, è a 7 decimi, quindi lo passerà. Penso che lo passa sul rettifilo del principale. Sì, non sul Mistral, ma su quello del traguardo. Sì. C'è una meccanica, sì, effettivamente su una carrera che purtroppo non si fermerà para qualchiera, perché no, perché ha le hard e a costa. No, perché ha le hard e a costa. Quindi magari lo becca. Dove è andato Venom? Ma che lo ci prova qua, eh? No. Pochi due, un secondo di differenza. Non serve, ma sei uscito tre volte più forte. Andate in box? No. No, perdono, lo tenemos con Nomadico. Quindi ha fatto un errore Venom. Bene. 1-8. Alberto, 1-8. Bene. 1-7, ti correggo. Però Ruffos al DRS adesso di apposta. Sì, però deve costare. Che va incontrando il ritmo. Lo prende al Mistral, perde un po' di tempo adesso, lo prende al Mistral. A costa 3 secondi. Mamma mia, come si avvicina. Vuoi vedere che lo prende anche? Mamma mia. No. No, io non riesco a prendere 4. Però 3 decimi. Dai, a costa, difenditi come un matto, ti prego. No. Secondo me non Bellini, ne ha. Bellini 3 secondi. Vabbè, ma è 13esimo. Beh, Bellini, arrivederci. Via la vernice. E noi lo prendiamo nel T3. Buona maniobra. Vabbè, lo superiamo forse come prima. No, lo prendiamo anche nel qua, basta, chiuso. No, se lo trova a portata con il rettilineo principale, 8 decimi. Sì, quello si perderà qualcosina, mi sa. Sì, non è che avrà fatto un gran sorpasso qua, cioè scusami, fratellino. Stiamo vedendo la ripetizione del sorpasso, volvemos in vivo. Con la carrera. Allora, quello che è buono è che è al di fuori del DRS. Quindi se è arrivato preciso. È arrivato anche largo, lungo. Vai, palla a prendere. Usa tutto il boost che hai. Grosso modo siamo allo stesso distacco che avevamo prima. Secondo me, allora, adesso lui lo deve andare a prendere e deve cercare anche Jay di accodarsi. Sì, è un po' più dietro. No, non tanto. A costa, secondo me, a costa è vicino alla sosta. Secondo me, a costa non è lontano dalla sosta. È poco. Però un po', a costa con questa hard. Sì, altri tre giri. Hard media, proprio. Dudu è ancora là. Ma tanto Dudu si deve fermare. Posso vedere che esce una safety car e ce la prendiamo tutti noi. Troppo vicino. Neanche tanto, perché lui deve andare a montare per forza la hard se esce una safety car qui.
Sì. E non so dietro sono tutti la hard, non è che ci guadagna granché. Comunque era uscito a 3 secondi e mezzo. Qui siamo a 1 e 3. Sì, sì. Mi sa che a pista libera c'è un po' di differenza. Dudu. Jay è arrivato secondi, secondi box Dudu. Dudu, sanzione di 5 secondi. Ah, Dudu, campione. Secondo me non si è ricordato che è il grande vincitore di Singapore. Che cattiveria. No. No. È come quando ha vinto Alonso Singapore, può valere uguale alle altre, no? Ok, da Costa è passato. Ok, via. Piatto ricco, micificco. Ma avrà fatto qualcosa. Sì, perché ha perso un secondo. Anche comunque da solo. Vabbè, ma nel dubbio, comunque non sarà un problema, perché secondo e terzo con i low F1 dispersi, l'altro MRL è dietro, ma non è un problema. E dietro comunque fiacina, cioè cadono penalità su penalità dietro. Vali. Sì, sì. Mediamente a fine gara ci sono 2/3 superstiti. Ma Pat che strategia fa? Scusate, ha messo un'altra soft. Oh, è arrivato il signor Luconi. Buonasera. Eccolo, lo sentiamo. Buonasera. Arriva con me. Ciao. Intanto Person ha passato Ruffonico. Ruffonico. Grande Rezzonico. Ma noi ci piace chiamarlo Rezzonico. Noi ci piace chiamarlo Ruffonico. È caduto tu. Ingressare para poder cambiar a otro neumático. E lo teniamo anche a Costa, che todavía non hizo su. Siamo a 2-2-2-3. Io non vorrei che stanno tutti. Rufus stia spingendo con l'Ers, magari. E magari dici tra un po' lo finisce e riaccorcia di nuovo. Ma comunque no, anche nel primo stint era quello che aveva più Ers. 2-0, dai. 2-0. E arriviamo sotto verso la gli ultimi 5 giri, se la media è questa. Manca ancora tantissimo. Sì, siamo a metà gara. Siamo 1-9, dai. Se va sotto il secondo e poi i nostri restano dietro un po', va sotto pressione. Risparmiano l'ERS, sì. Deve andare sotto al secondo, lottare un pochettino insieme a lui, così che Jay riesca a raggiungere. Se Farris se raggiungere va sotto al secondo, Ruffo rallenta i tempi, perché ovviamente risparmierà le curve per darne al rettilineo, però andrà più piano. Il combustibile in amarillo. È un pilota che non le gusta ir con il coche. Il segreto potrebbe essere passarlo con entrambi, perché magari dietro a uno riesce a rimanere. Se ce ne metti un'altra in mezzo, deve perdere tempo e magari uno riesce a scappare. C'è anche da dire questo: che i nostri diretti avversari, che al momento può essere Person, ok, che teoricamente era quello dietro di noi, deve passare prima Pat, che ha gomma soft, e poi c'è Acosta. Si fermerà a breve, perché se giri già con quella gomma, tra poco si fermerà pure lui. No, possiamo permetterci di battagliare anche un pochettino per far rientrare già il prima possibile. Che mi quedo medio atrás, tanto NCVR46 ci chiede chi c'è in alto a sinistra del riquadro. Alberto, guarda come lo vedi. Adesso lo vedi. È il mio maestro. Quindi. Che degasta molto, no? Il combustibile e arriva praticamente. Sì, c'è anche Mark che fa la sociale, però vabbè. No, Mark è silente. Sta facendo valutando qualche giro, quindi preoccupatevi. Lo sentite, sta facendo cose. Mi sto preoccupando. Ecco, mi sto preoccupando. Bene, fate bene. Si Mark Fosca ai box. Dentro del rango del resto, Farris rimane là più o meno. Secondo me rimane così. Potrebbe rimanere così. Jacopo c'ha qualche decimino in più, solo che deve recuperare da più indietro. 6 secondi
il pilota che si non a vedere se prende il penalità. Secondo me, ragazzi, adesso sparo una stupidaggine. Secondo me Ruffon ha tanto di coso dritto anche perché ha tanto ers. Bellini. È per quello che ci mangia magari qui uno dei due. Sarebbe da vederlo. Eh sì, ma è quello che perché vedi che mano a mano si avvicina, però poi quando arriva sul Mistral ci guadagna quel decimino lì. Io credo una cosa che se Jay riesce ad andare a riprendere Alberto tra 1-2 giri e poi si trainano col DRS, potremmo... sì, può essere un'idea, però deve cercare Jay di avvicinarsi, anche perché Alberto non può perdere tempo. Se muove la cache boxes effettivamente era... Ma signor Lucconi, lei era ingegnere? No, era in parti con i ragazzi. Era in parti, ma non prima della... cioè nel pomeriggio sono andato un attimo, ma... Perché? Come mai? No, perché volevamo sapere come erano le impressioni caldo mentre... non lo so, forse Luca è stato forse l'ultimo. Ma le impressioni sono buone. Il problema è che secondo me Jacopo era quello che aveva un paio di decimini in più di passo, che in questo momento sono quel paio di decimini che sarebbero buoni per accorciare verso Ruffo. Quindi Jacopo adesso deve prendere Farris e deve passare, poi da lì inizia a fare passo, perché vedi lui su Farris ce l'ha, Farris rimane quasi invariato, lui invece su Farris un paio di decimini al giro li porta via. Bene. Però sono abbastanza tranquilli, poi penso che saranno anche informati che i brasiliani sono molto indietro, quindi. Anche perché la gara deve essere fatta su di loro, quindi sono certi. Sì, in questo momento sì. Hanno penalità, però c'è tipo un gruppone incredibile a centrogruppo, sì, che ha penalità. Va bene anche così, va bene. Bisogna vedere a Costa cosa farà, se riuscirà a risalire, perché ha montato la seconda media. Che anche due giri di Bellini. No, dai, Jay, no! Ah, il secondo. Mannaggia, di sandali, mannaggia. Vabbè, finisce così. Comunque non cambia nulla, perché un terzo posto ce l'ha. Io comunque non cambia niente. Esatto. Però dato che adesso ha 3 secondi, deve cercare di andare a riprendere almeno 4 decimi su Farris e poi spingerlo alla vittoria. Guarda Villegas con la hard fa 31-2. Con la Bellini è rientrato. Sì, hard di 3 giri. Bellini è rientrato il giro scorso, ha messo e c'è un bel gruppo con cui lottare, quindi potrebbe succedere sempre qualcosa, quindi occhio. No, ma poi tra l'altro l'unico che potrebbe andare a riprendere è Acosta, che poi da lì in poi hanno 11 secondi e mezzo, impossibile che vada a riprendere. Quindi... eccolo. No, dai. Un decimino. Vabbè, manca ancora 10 soltanto. Infatti vedete Talz dalla chat ci dice il piano iniziale è che Jay passa, e traina Alberto. Però passano i giri, non è che avranno una barca di tempo, cioè adesso non hai più tempo a meno che speri, intanto Fares è un po' avvicinato, speri 3 secondi di Ruffo, cosa che però mi pare di vedere che comunque sta guidando molto bene. Ruffos già a Spa ha fatto intravedere un gran passo e una gran pulizia di guida, soprattutto per quanto riguarda i tagli. Poi nei corpo a corpo aveva lasciato un po' a desiderare, però ovviamente lì poi, come ci insegna il buon Alberto, subentra il lag, subentra tutto il resto, quindi non è... dovrebbe arrivare lo scambio di posizione tra poco. 3 secondi, guardo due ancora. Las quattro categorie, se già teniamo lo tempo di Tony, Dudu, 3 secondi. Dai, avanti per voi. Il dia di mañana a las 13 ore, già tengo detto. Vado a vedere un pochettino i punti, così iniziamo a fare due conti. Vediamo. 1-7. Ha fatto un errorino forse. Forse sì. Un errorino. No, adesso 1-9 di nuovo. 1-8, dai Farris, dai Albertino. Sentiti Alberto 2-2.
Jay. Allora, in questo momento noi... Non c'è. Allora, in questo momento, da secondo e terzo, noi faremo 66 punti. Quindi, mentre i brasiliani ad ora ne farebbero 24 più 14, 38, quasi il doppio dei punti faremo, quindi... 1-6, tranquilli. 1-7, di nuovo, dai ragazzi, dai. Magari... Secondo me stanno valutando, perché Farris ora ha iniziato a guadagnare un pochettino, non vorrei che J-Sport magari attende. 1-6, raga, sempre di più. Forza, allora, ci dice Talz che la strategia nostra si basa sul batterlo con l'usura, visto che con la soft consumata ha avuto tantissima difficoltà. Appunto, appunto. Allora, buono. Anche. 1-5. E infatti... sarà sempre peggio. Sanzionato il pilota che sta alla posizione 25. Non manca poco, ne mancano 7 giri e mezzo. Questi occhio fa quello. Il cordolo è andato. Alfa Tauri gana via la posizione del reloj. Comunque anche per fare quel undercut mostruoso. Secondo me ha dato una bella bello strattone. Jay è arrivato. Secondo me adesso basta che si fanno la staffetta. Si può fare. E poi comincia un se può fa. In diretto. Belle queste grafiche. A parte il bello queste grafiche. A ogni sorpasso con DRS e sul Mistral fanno vedere il replay come se fosse un sorpasso. Ma anche perché non c'è altro in questo momento. Recta principal para todos los pilotos. Oh no, Jay è tornato sopra il secondo. No, vedecimi ancora. 8-6. Ma fallo passare. Ma è inutile, perché secondo me perderebbe tempo, perché significa alzare il piede e perdi tempo. Vabbè, ma comunque ci è stato detto di aspettare, quindi aspettiamo. Quindi dobbiamo aspettare il crollo della gomma, aspettiamo. Aspettiamo anche i 3 secondi di Ruffo, però poi aspettiamo. No, vabbè, guarda, forse quest'anno non è come la SF1000, dai. Almeno quello, forse. Quante volte l'ho sentita sta frase? No, Farris, 8. Ma è arrivato J-Sport. Allora lo fa passare a breve. In questo momento stiamo, tra virgolette, usando Jay come i cargo della NASA, okay? Che devono arrivare e poi trainare le navi spaziali. Adesso lo fa passare, adesso secondo me lo fa andare. Vai, Jay missile. Mi pare la pressione del suo compagno, no? O che fanno? Sì, effettivamente, perché J-Sport no, è che lo aiuta. Ordine d'equipo lo deja passare. Mamma mia, che paura! Luca, lui ci voleva. Aspetta. No, te la faccio partire adesso, che è all'inseguimento. 6 giri e mezzo. Il pilota italiano praticamente non tiene verso per ir a pressionarlo. Adesso, Jay, facciamo come dicevi ad Alberto a Singapore. Adesso la andiamo a prendere e poi ci andiamo alle scatole. Esatto, non umiliamo, andandocene via. Da tenere abbastanza complicata. Oddio, qui cosa fa Dodò? Intanto 1-8. Dai, Jay. Luca, abbiamo... Ok, perfetto. No, tranquillo. Dudu, cosa stai a fare? Bisogna vedere nei 3 se riesce a guadagnare qualcosa. Perché adesso... Bellini, altri 3 secondi di penalità. Sono 6. Ma non è che piazza. Una pulita in versione Austria. No! Dudu, cosa stai a fare? Dudu. 1-7. Va a buscar Dudu la posizione di Rufo Nico. Non c'è lo sai che non la puoi fare. E 7 e 6. Che ci manca poco. Se gli prendi il DRS, ti agganci. Ci mancano 7 decimi. 5 mezzo secondo. Mamma. Nel misto. No, dai, 5 misto. Mezzo secondo in un giro.
Dai, Jay. Chi ha capito? Se Jacopo ha risparmiato Ers quei due giri, o tre che è stato... Andrea, se rimaneva davanti Farris, richiamavamo il team radio di Irvine, Hockenheim 99 con Salo. Eddie, wake up! 1-3! Raga, lo piglia, lo so che lo piglia. Me lo sento. No, così lo prende. Dudu. 3 decimi glieli prende. Dudu si butta. Dudu, che cosa fai? Dudu che passa a Rezzonico. Ma dov'è Rezzonico? Oh, mamma mia. Ma dov'è? Rezzonico ha provato a resistere, ma se l'è visto dentro non ha stretto più. Dai. Molto spazio. Il mio flatto poteva rompersi. No, la tiene Dudu. La tiene Dudu. Ma no, perché no, devi vedere questi due che si stanno... Ma guarda Rezzonico, comunque guarda che ce l'hanno proprio di DNA spostarsi a un nanosecondo da quando 1-1. Io vedo 1-0. Very good. E Kuzco è vicino, eh. E Kuzco è vicino, è sempre lì. Siamo lì. Si trainano, perché adesso che lo prende, lo prende. Sì, vabbè, allora Rezzonico stanno a sentire, passa tu, tutto presentimento, però non dico niente. Mamma mia, ragazzi. No, mamma mia, Marco. No, non dico niente. Talz riporta una citazione, fortuna che l'ho visto. Ma non ha più RSJ. Non ha più RSJ Sport. Quello è taglio, Però l'ha preso. Quello è taglio, Marco, no, guarda un'altra parte. Rufus 23, curva 4. Ma dove cavolo si fa il fan boost? Porca pupazza. No! Abbiamo preso il DRS, ragazzi. Vai, Jay. Vai, Jay. Che vado dentro. Attaccare. Push. Passiamo, dai. Ce l'abbiamo. Realmente, grazie al Bellini in top 10. Adesso non so cosa bisogna fare, quasi di un pochino più cerca per volare in adesso l'unica cosa è secondo me dobbiamo cercare di stare lì e di cercare di ricaricare un po' l'ers, perché Jay non ha proprio niente. Bisognerebbe fare un po' una mossa di fan. Usiamo Jay come cavallo di una famosa città. Attaccare, ma devi gridarlo forte. Attaccare, quindi prova a sentire se ti sentono. Attaccare più forte, più forte, perché è nello stadio. Ma dai, più forte. Attaccare, state a vedere. Attaccare. Oh, ci siamo. Ha preso Raffaele, è sparito. Italiano del feed che se sigue acercando ya lo tiene. 3 segundos per 3 belle. Vai Jay, fallo per noi, fallo per Marco. Il problema è che deve passare Farris. Otra sanzione más para la 27. Si se leva, iba un pochino, è uscito male. Beh, in teoria è lontano. Ma non lo so se lo provo, perché secondo me calma. Mamma, che taglio, ma no. Se guarda, stiamo perdendo. Pazienza. Lì non colpiva nemmeno il paletto che sta all'interno, passava ancora più interno del paletto. Bellini, 3 secondi. Oddio. Dove vai alla bussoia? È un pazzo. Age Sport busso alle porte di... Fagli vedere come si guida. Fallo per Marco, che è qua con noi a soffrire con i tagli, con noi. Pensavo che Luca da cantante mi venisse dietro, invece proprio no. E su che cosa? Non ho sentito, stavo leggendo. Oh no! Che cosa? C'è caldo schiaccio! No, fermo! Jay, cosa fai? Avevi sentito? Questa è come Monza della Pro League, quando sentimmo cadere Piatti. Attenzione, scena del crimine.
Ha aperto lo sportello, si è infilata dentro. Ragazzi, ragazzi, concentrati perché arriviamo al Mistrale. Dove è andato quell'altro? No, è uscito malissimo. Eccolo, sì. Sì, adesso sì. Lo punta, lo punta. Dice ciao ciao con la manina. Ciao ciao. Bene, buono, 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 buono. Adesso dai, e adesso tappiamo Belini su Acosta. Vabbè, a chi c'è giù tutto l'erba? Ma leva, che Belini, dai, voilà. Allora, passarlo per ma cosa? Más del 60%. Che frega di Belini, ma che se ne frega? Difendersi, eh? Okay, che cavolo di frega di Bellini, Bellerine come si chiama? Ma... 3 secondi. Madonna, ma pura... Buono che non ha riattaccato adesso, perché forse c'ha un settore per allungare un pelo, perché prima si era fatto risuperare subito. Adesso, comunque... Guarda come ha allungato un pelo. Luca, prima dica. Del disastro che è successo. Oh no. Dicendo, sai, che non ti sono venuto dietro. Esatto. Ma non mi sei venuto dietro. Perché... Oddio. Si sono toccati. Sì, si sono toccati. Sì, però... sì, ma se... Dove vai? Dove vai? Mo se si girava prendeva la penalità dopo. Adesso lo passa. Lo passa. Sì, ma Jacopo deve far passare Alberto. Non ha senso così. Cioè, che fa? 3 secondi, cioè, dai. In questo caso sì. Ma doveva farlo già un po' di giri, Fado. Quando un momento in cui. Secondo me non aveva passo per riuscire a prendere. Beh, ma era in zona DRS ormai. Ma va bene che battagliano un po'. Si scannano loro con l'ERS. E Alberto magari lo risparmia per l'ultimo giro. Va, 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 che c'è poco ormai. Però appena, ma c'è comunque DRS. Anche perché Alberto esce lontano. Guarda quanto è lontano, Alberto. La prima era possibile, che la traiettoria esterna, cioè adesso dovrebbe prendere, spostarsi, far passare tutti a due, così quello... Sì, è vero, perché così quello non c'ha la scia. Oh, oh, che fa? Perché? Non ha senso, sì, perché lì? Perché cerca di fare cacciara, nessuno, dai, sì, la devi buttare in cacciara. No, oddio Albi! Uno squalificato, ma che preoccupare che... no good, perché la descalifica, eccolo, vediamo cosa ha fatto, si è spostato Iago, vado in box, eccolo, cosa fa, no no, oh, no, mamma mia, ragazzi, oddio, ma no, dove fa, ultimo, no, ultimo giro, ultimo giro, sta cadendo il culo, oh mamma mia. Oh mamma mia, c'è male ora. No, 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 mi ha preoccupato per la presenza di Farris, che poi la presenza di Conte a corto. Oddio, non ti fa passare lì, ma dai, ma ti pare? Mamma mia, c'era tutto lo spazio, però farsi lasciare lo spazio là, c'è un rettilineo lungo 1,5 km, che deve rompere rana. Jay, vabbè, Jay ormai è terzo, vai Alberto, passa, passa, vai, vai, ora vai, spingi, spingi, deve tenersi, deve tenersi un po' di hertz per, deve tenersi un po' di hertz per il rettilineo verso lo... era prevedibile, però era prevedibile, fa così, però non niente a fare, oh, però forse che sia un io stesso, però vedete, prima posizione para almeno para Rufo per cortarla. Io lo dico perché prendiamo i punti noi dopo, se ti dicono che è colpevole Alberto, Alberto sì. Rufo ha preso 10 secondi. E non glieli levano. Si gode. si gode. Aspettiamo, diamo i complimenti in chat di là. Resucio è l'italiano, che vuol dire Resucio? Resucio, non credo sia Resucio. Sarà una specie di papi papiciulo. Nel dubbio. E va a passare sul traguardo. Vabbè. 46 vince il Gran Premio di Francia davanti a Alberto Farris, che con le penalità bravo, devi farlo prima in quel modo. Non l'ha fatto prima, è meglio prima. Allora, faccia... Andiamo nella chat, tu facciamo come Simeone là quando... No!
Lo rivediamo, rivediamo. Sto riproponendo l'ultimo giro. È Ruffo, ci abbandona. Il momento più alto di Formula 1 2020. Che me la fa? Oddio, oddio, oddio. E ora? E ora? Oddio. No, spiglia. Addio. Cos'è? Un parcheggio, una rinuncia del... No, volevo sto facendo rivedere un pochettino quello che è successo. Più che altro volevo cercare di capire se Alberto stava dentro, perché in curva 3 lo ha rischiato di rompere, stava dentro. Alla chicane ho il dubbio. No, la chicane è buttata all'ultimo e io l'ho visto già che arrivava all'ultimo, perché ha tirato la staccata troppo presto, cioè troppo caro. No, no. Primera posizione, nope. Spero di sbagliarmi. Però. Lui, insomma, sanzione 10 secondi Para Rufo. Portarla... Pilota nel giorno, Dudu. Rufo. Primera posizione, Para. Vabbè, signori, un altro 1-2. Sanzione 10 secondi Para Rufo. Che perderemo dei qualche punticino per strada, sicuro. Allora, l'unica cosa positiva è che Rufo c'ha 10 secondi. Per il problema è che perdiamo i punti. Quindi Rufo la posizione non la riprende. Però tolgono punti. Assolutamente è un ragionamento talmente stupido, però praticamente se ci danno punti comunque sia eccolo, guadagniamo. Vabbè, ci sono tanti di più, sì. A meno che non ci hanno 10 punti di finalità. Sì, sì. Se tocaron demasiado, intervista molto a caldo. Chapa chapa, come decimos acá en Argentina, se tocaban los coches, termina ganando polémico final post gara 46 ganando la carrera Farris en segunda. Pezzo gara buono alla fine. Lui era molto veloce, veramente tanto veloce. Peccato che ho preso 3 secondi, perché due volte quando mi sono spostato mi ha dato taglio il gioco mentre sono uscito fuori dalla pista, perché mi dava un centimetro di spazio. Quindi per due volte ho preso taglio lì, e alla terza ho preso taglio. Ero molto veloce, solo che purtroppo lui altrettanto era molto bravo. Poi gli ultimi giri, la strategia insomma era quello di rallentarlo, senza ovviamente cercare di creare danno. Io penso che tu abbia fatto bene, tipo al penultimo giro, all'ultimo. Forse si poteva fare prima, appena hai raggiunto il DRS. No, non ci arrivavo, era molto bravo lui, era molto bravo lui, Lers, a prendermi quei 2-3 metri che non ci potevo arrivare subito. Infatti quando ci sono arrivato, perché lui ha sbagliato. Aspetta che non ti e sentiamo. Praticamente all'uscita del curvone lui ha sbagliato, io lui l'ho attaccato. Ma ragazzi, su Twitch ha scritto un tizio, E poi dopo... È lui, è Rufos. Ah, ok. È Rufos. No, quindi... a me allora sinceramente mi è dispiaciuto. Io devo essere dispiaciuto che lui ha avuto contatto con Alberto, perché aveva fatto una gara strepitosa. Mi ha dato molto l'amaro in bocca a vincere così, perché era una battaglia tra lui e Alberto. Cioè io ho fatto solamente che lo volevo disturbare, ma solamente senza recargli danno. Infatti ogni entrata che facevo comunque non era che lo volevo buttare fuori, era soltanto che io mettevo lì la macchina e poi dopo entravo davanti. Tant'è che agli ultimi due giri mi sono fatto da parte per lasciare Alberto e Rufo uno contro uno, perché avevo fatto il mio lavoro. Solo che all'ultima curva Alberto ha fatto l'attacco a Rufo, mi sono ritrovato con due macchine ferme e lì con tutta la velocità dovevo passare, ero tutto interno, e poi dopo mi sono rifatto strada. L'unico motivo era questo. Però mi dispiace tanto per Rufo, se ti dico la verità, mi dispiace molto per lui. Sicuramente lui aveva un buon passo, ma si vedeva, perché l'unica cosa che non aveva lui era la gestione gomme, questo sì. Però infatti per quello era entrato più tardi. L'hai attaccato tu al primo stint e a fine gara, lui non aveva mai le lucette che lampeggiavano. Aveva più R. Ecco. E... comunque lui era bravo, tu l'hai recuperato, ma avendo anche due giri in meno di Usura. Sì, sì. No, ma lui è stato veloce, sin dalla qualifica, 26.9 è un gran bel girare. Quando ho visto 26.9 sapevo che andava forte. L'unica cosa era provare con la gomma,
molto più fresca, perché sapevo che lui ne mangiava di più di me, quindi ho provato a fare la strategia inversa, infatti io sono andato a riprenderlo. Poi ho avuto quei 3 secondi, ho cercato di fare il compagno di squadra senza ostacolarlo, poi con Alberto non so cosa è successo e sono andato a vincere io. Però sinceramente non mi è piaciuta la vittoria, perché era sua, l'aveva talmente condotta bene che se la meritava lui, dal mio punto di vista. Albe, passiamo la palla anche a Alberto, visto che c'è a questo punto, così fa... sì. Partiamo dalla fine, infatti. Allora, volendo, prima di, piuttosto che descrivervelo, ve lo posso far vedere. Comunque ti hanno dato del gatto. Bravo! No! Gatto. Come gatto? Andrea, sì. Ma ci danno del gatto! E non solo. Gli hanno dato del gatto! E poi va bene, hanno sporco e un po' di... Vabbè! Allora... Provo a farvelo vedere inquadrandolo con la fotocamera. Ci provo. Se si vede qualcosa. Adesso vediamo ancora, no, te. Però posso dire che lui mi ha chiuso 3 volte. Io ora lo vedete. Ci provo. Mettiamo in orizzontale il telefono, Alberto. Prova, sì? A mettere orizzontale. Sì. Vedete qualcosa? Vediamo. Eccolo. Come no, si vede benissimo. Aspetta che vado in primo piano. Forse ci siamo. Vai. È bloccata. No, funziona. No. La staccata è borderline. Il problema è capire se rimanevi dentro. Beh, lui lo spazio non te lo lascia, però non riesco così a capire se rimanevi dentro. Qui non c'è spazio per due. No, lui mi ha chiuso, secondo me. E poi mi ha chiuso anche prima. La tua ruota anteriore, com'è che è? Aspetta, però qui era più chiaro. Qua mi ha chiuso. Questo è più chiaro. Totalmente. Sì, ha girato... Qua sei dentro. Qui, sì. Ma è un... Qui ci siamo. Un po' lo stesso discorso, più o meno, dai. Poi gli ho dato la posizione. Qua era più dentro, ecco. Dopo mi sembra più borderline. Sì, chiaro, intendevo... È che a posteriori quasi tutti qua direbbero tanto lui non lottava con noi e non è in lotta con noi per il campionato, ed è facile adesso dire potevamo stare dietro, prendere i punti. Però io penso che un attacco così è un po', secondo me, al limite. Però... non so, forse si capiva già vedendo che non riuscivi a avvicinarti subito e sei uscito dalla traiettoria ai 100 metri. Allora, posso dire sicuramente che secondo le regole fitte sarebbe stato un attacco, tra virgolette, scorretto, perché io non ero appagliato con, diciamo, con le sue rete posteriori. Però... dipende che cosa decidono loro, perché chiaramente poi il giudizio è in mano a loro. Esatto, cioè, però non mi sembra un tuffo veramente improbabile, perché sono sicuro che la curva l'avrei chiusa, perché si vede chiaramente dalla live che lui non mi lascia spazio. Quello è poco, ma sicuro che lui non mi abbia lasciato spazio. Poi... sai qual è il problema? Che dipende cosa valutano loro, perché tu la curva la chiudevi stando dentro la pista, ma il problema è che magari non l'avresti chiusa lasciando lo spazio. No, a lui. Probabilmente cioè, sì. Magari arrivavi in mezza pista. No, secondo me qua... sì. Alzo le mani. Tanto poi, se me lo chiederanno sicuramente, mi mandi il video, ritaglia tutto quello che serve. Io ho una domanda. Ultimo giro, curva 1. Non, io sono arrivato un pelo lungo, ma non mi sembrava che l'ho ostacolato. No, tu non hai fatto niente, anzi, è stato bravo perché sei andato dritto. Cioè, io più che altro ho proprio giocato da compagno, perché io sapevo che lui c'aveva una chance sola e dovevo fargli scaricare l'ERS, perché l'unico modo per poterlo farlo passare ad Alberto era che lui dovesse scaricare l'ERS. Quindi io cercavo più che altro di farglielo scaricare, perché sapevo che lui mi andava a riattaccare. Infatti mi ha tamponato all'ultima curva, perché si è reso conto che io stavo andando leggermente piano, ovviamente non pianissimo, però ha alzato quel tantino che serviva per far caricare l'ERS ad Alberto. Lui l'ha capito e ha cercato di attaccarmi. È stato molto bravo, perché comunque almeno nei miei confronti riusciva sempre a rispondermi perfettamente. Io ho fatto il massimo che si poteva fare da dietro, vedendo Alberto e lui quando si sono girati. Ho pensato più alla classifica lì, ho detto forse non ne valeva la pena essere così indietro, però rivedendo adesso il replay è un po' borderline, vediamo un po' cosa si può fare. Di sicuro è peggio di quello che ho fatto io. Là più che altro ti danno torto marcio, perché non contano il fatto che davanti c'è un pilone che va
decisamente piano, ma il fatto che sei dietro non lo puoi tamponare. Se sei di fianco è un pochettino differente. Dai, cosa positiva che almeno io ho vinto la gara, però non sono contento sinceramente di come... Il passo era buono, però c'era qualcosa alla macchina che non era come volevo io. Soprattutto nella chicane, nei tutti i cambi di direzione, sinistra-destra, la macchina faceva fatica a curvare. Stesso setup, tutto uguale a quello che avevamo preparato, ma la macchina c'aveva qualcosa che non andava. Erano le temperature, credo. Ma non lo so, però c'era qualcosa che non andava. Il meteo era leggermente nuvoloso, quindi... Infatti ve l'avevo chiesto inizio gara. Luca, per le classifiche puoi provare a fare una, diciamo, vabbè, una... Allora, il conto era... Sì, sì, no, infatti, per capire anche quello. Il... vediamo, stavo facendo dei conti prima, vediamo, adesso te lo dico subito. Allora, se non sbaglio, eccoli qua, regolamento, prendono... 25-20. Sono 74 punti, 40-34. Me 40-34, io voglio essere esagerato, mettiamo che ce ne levano 10, comunque sono di più dei brasiliani che hanno fatto, se mi dite quando hanno finito ve lo dico, allora, che non ho fatto caso, no, no, quarto non era brasiliano, quinto, il OF1, quinto. Allora, hanno fatto... quinto, quindi 28 quinto più 28 più 20, 48, noi ne abbiamo fatti 74 meno 10, fanno 64, vabbè, comunque, cioè comunque siamo davanti, sì. Da quel punto di vista direi che non c'è margine. Niente, che altro? Un disastro ai piloti italiani, impresentabili. Non si può correre con i due piloti della Racing Point. Chiedo una sanzione per loro. Ok, se mi trovate cosa ha fatto J-Sport, la facciamo. Vabbè, dai. Vabbè. A me non mi sembra... Io ho cercato nei limiti, allora, della sportività. Ripeto, no, ma tu no, cosa ma tu no. Molto, ripeto, il problema sai cos'era? Che là ci servivano i video di cambi di direzione. Glieli mandavo subito, capì? Come ho detto anche ad altri, purtroppo quando devi accusarti servono le prove. Ma... non posso presentarmi e dire, zizzagava, lo fai vedere. Quello è il baretto, quindi sai. Più che altro mi dispiace che adesso devono infangare il sito per delle cavolate, ecco, perché... Ma allora, quello. Diciamo che le competizioni internazionali sono sempre così. Ogni volta che succede un roncio, siete il sito peggiore del mondo. Sempre. Chiaramente loro ci prendono come riferimento e quindi, sai, alla minima occasione per dire un qualcosa o per... No, ma se mi devono accusare a me... Ma chi ti accusa, ma Jacopo? No, no, però dico, se mi devono accusare che mi dimostrassero cosa ho fatto di male, più che altro. Nulla. Sì, sì, direi nulla. A parte i 3 secondi che hai preso, niente. No, 3 secondi, anzi 3 secondi mi ha buttato lui 2 volte fuori dalla pista, sul rettilineo principale. Ma voi prendetevi tutti i video, ritagliate i video che avete, tutto quello, una breve sintesi di questi episodi, e poi ce la passate, e poi ci pensiamo noi. Nel caso, se avessero dare di qualcosa, gliela piazziamo davanti. Luca, sei in una chat con questi organizzatori? Assolutamente sì, anche perché non c'è altro. Ecco, digli una cosa, quanto che siete arrivati, per dire? No, dai, ma dai, io più che altro ho detto vabbè, corro una gara tranquilla e mi sembrava tutto tranquillo, poi gli ultimi giri non sono stati tranquilli, però vabbè. A quanti secondi siete arrivati? Fate silenzio. Comunque 26-9 di quello lì Rufus è stato veramente andava forte questo ragazzo, no, piano non andava, si vedeva pure, l'ho detto, la seconda gara. Più che altro gli altri piloti un po', insomma. Non vorrei essere cattivo, ma gli altri piloti non li ho mai visti. No, ma ora a parte no, non per sminuire, anche tu 3 volte. No, voglio vedere il video che hanno mandato, è un video della diretta per capire l'episodio. Hanno provato a far rivedere l'episodio, ma non si è capito niente. Non sono stati capaci. Ha fatto l'episodio dove J-Sport si è spostato. Sì, ma non si è capito niente di quello che hanno fatto vedere nel replay. Dall'ultimo giro, hanno messo la diretta dell'ultimo giro. Ma non è completa però. Cioè, vedo... No, hanno messo il...
Sì, ma quando già... Aspetta. Ma io lo vedo, ma da quando... Cioè, aspetta. No, no, dal... lui praticamente dal momento in cui si sposta J Sport a fine 26esimo, hanno messo tutto quel video. Ma adesso ti dico, vediamo pure... Vedo pure un po'... la situation, che poi in teoria io mi sono spostato al giro 26 perché ho detto gli lascio l'ultimo giro, poi me li sono trovati fermi all'ultima curva, io ero lì tutta con il pad, con la trazione del pad che è tipo 7,50 70 km orari più, e dico che folli. Ho detto io passo dentro il gioco. Allora hanno scritto il gioco di squadra è stato terribile, rallentare Rufus per vincere è terribile, questo non dovrebbe essere fatto da un pilota sportivo, è stata una brutta immagine per il campionato. Rallentare lo puoi fare, ma rallentare senza fare break testing non puoi fare, non puoi fare manovra antisportiva. Ma rallentare... il problema è che se loro vogliono io gli posso mostrare il tempo, se loro vogliono il tempo di quel giro che loro pensano con rallentato, ma non cambia niente secondo me qua, no caso. Perché vado a vedere il tempo, io mezzo secondo rallentato che sarebbe stato il terzo giro più veloce della gara. Ma no, ma non ti dico, non c'entra, cioè se appunto si lamentavano solamente dell'episodio lì al dopo il Mistral, ok, fossero lamentati di quelle basta, potrei dirti vabbè, ok, ci può stare, ci può stare, è stato un puntato, ha perso adesso, dai, non esiste, non esiste. Volevo che c'era un polemico, ma ahimè ce ne saranno un po'. Che poi alla fine il rallentamento, se permetti, il rallentamento è stato continuare ad attaccarlo. Quindi appunto, non è che il rallentamento è una lotta, è un duello. Ci siamo fermati in mezzo alla pista. Nei duelli si rallenta per forza, duelli. Perché è normale, si perde tempo nei duelli, è normalissimo. Ma scusate, la Badolato Associati è già pronta per fare un reclamo? Sto già facendo, vedi. No, perché lo vedo molto concentrato, sta facendo un reclamo in portoghese, penso. Sì, sì. Guarda, con l'avvocato in Brasile non ci costa nulla, eh. È un attimo che registriamo tutte le grafiche e li faccio chiudere a questi, se ci gira. No. Beh, io non ho idea veramente come faccio. Fa male vedere ogni volta la grafica del replay, quindi. Jay, ma sei partito male? Giusto per curiosità. No, non ero partito male, ero partito bene. C'è stato un problema tecnico. Io di solito, quando ho avuto l'ERS, c'ho il mantieni, no? Non so perché non me la dava più. Ti sei sbagliato. Mi ha ridato il bottone. Quindi io al primo giro ho usato tutto l'ERS senza saperlo. Grande. No, no, tento proprio di rilasciare la frizione i primi metri. Poi insomma, tutti i pad OP, quello ha dato un po' di schiaffi. Non mi sembrava di essere partito male. Anche perché ho guardato dietro, ho dato subito metri. Mi sembra no, che infatti, rispetto alle aspettative. Cioè, mi aspettavo lo bruciassi quel solito discorso del pad. Partito la grande, io non gli ha fatto benissimo. No, ha fatto una gara da Dio, cioè noi, da avversario ha fatto una gara da Dio, nulla da dire. Finché la gomma teneva sì, è andato bene. Sì, perché già con la rossa cominciava a difendersi, tipo staccava la morte e io avevo paura di rompere l'ala, dovevo alzare il piede perché mi stringeva. Lui non guardava, stringeva, quindi praticamente io non potevo tentare un attacco normale. O dovevo essergli già completamente davanti con la vettura e sapevo che tanto lui me lo rompeva addosso a me. Se provava la manovra, oppure me lo rompeva a me, perché lui andava, frenava forte e chiudeva. Se c'era o non c'era, non esisteva. Come fanno tutti. E mi manca, anzi, no, mi manca. Chi vuole prendere l'orgoglio, l'onore di bannare Santi B42? Oh. Andrea Marca, questo. Io. Se mandare muoi cagnolini in chat a dare conto. Posso dire oggi abbiamo vinto due volte allora, perché una in pista e se vengono a commentarci vuol dire che abbiamo vinto due volte, insomma, perché sempre in tutti gli sport si accusano quelli forti, quindi è una doppia vittoria per noi. Non capiranno mai quello che ho detto perché non è la loro lingua, però purtroppo l'ho detto, nei campionati internazionali è sempre stato così. Ogni volta che succede una piccola cosa, mamma mia, non ci si può correre con ogni volta che succede. Una, l'ho detto, è come la tabellina di Einstein. Ha scritto la tabellina del 9, a 9 per 10 ha scritto 89, ma 9 per 10 fa 90. Caspita, ho scritto tutti giusti, ma questo mi sta raccontando. È così. Vabbè, l'alzo le mani, ripeto. Sulla, come ho detto anche
No, alziamo le mani. No, non così. Anche tu, cioè io dico. Ingegnere, lei che ci dice della gara? Che ci dice? Anche se è stato detto quasi tutto. Ma diciamo che i piani sono stati tenuti, abbiamo deciso delle cose inizio gara, abbiamo solo ritardato di un giro la sosta che dovevamo fare. Tutto bene, l'obiettivo era quello di, diciamo, dargli fastidio gli ultimi giri e penso sia stato abbastanza rispettato. Speravamo qualcosa di meglio. Raffaello, l'ho riammesso in chat perché voglio vedere. No, non vorrei che poi si attaccassero a dire ah, ma hanno bannato di qua di là. Io ho risposto, vediamo cosa ha da dire prima di cacciarlo. Poi vediamo. Scusate un attimo. Allora, vadi. Alberto, per Singapore non ci hanno risposto. Però... No, vabbè, però non siamo io a quel livello, sinceramente. Siamo abbastanza squallidi da abbassare. Allora. Poi. Alberto 222, perché sono due Alberto. Alberto 222 ha la poltrona della Sparco, che è, vabbè, tutto professionale, eccetera. No. Cuzco, ce l'ho anche io. Tu hai il sedile di una 500. Oh, di un Opel Corsa. Guardate che sembra il sedile di una 500, è spettacolare. No, di un Opel Corsa. Avevo quello di una Panda. Bellissima, questo è bellissimo. Di una Panda! Mamma mia! Comunque detto, comunque nota di colore, quel giro nella quale mi dicono che io ho rallentato, vi dico il tempo, è stato 1:32.946, che se andate a controllare dovrebbe essere il quarto giro più veloce della gara. Quindi se loro pensano che giro è qual è il giro? Aspetta, il 20, la fine del 26? No, la fine del 25, inizio del 26. Credo che sia. Ok. Credo che sia quello, perché poi per il resto ci sono state battaglie, ma credo questo. Fategli scrivere, okay, ragazzi, okay. Non bannare. Sì. E poi facciamo le screen e ci divertiamo noi. Comunque ho caricato i video sul forum. Se... Perfetto, poi ci usiamo tutto. Assolutamente. Assolutamente. È che io... Nefasto, comunque spero, ragazzi, che vi siete divertiti nel duello, nella caccia tipo Mario Kart. Ammazza. Cioè, a me dispiace più che altro, sinceramente. Sì. Vabbè, raga, io come dico sempre... Devo essere onesto. Più che altro. Però... Purtroppo sei forte finché non ti capi da mezzo sgarro. Al mezzo sgarro, mamma mia, no, non ci corriamo più, scorrettissimi. Ma è successo ad Alberto, è uguale, è quello che è successo ad Alberto. Vabbè, ripeto, Alberto ci può anche stare perché ha rallentato tanto, ok, va bene tu, però sei dietro, non ne rimanca a fianco. Ok, facciamo che asino Alberto, va bene. Però, lì, allora, ripeto, alla chicane nord siamo borderline, però... Quella prima, poi il resto, il gioco di squadra, non è colpa mia se giochi 2 contro 1, trovati un compagno veloce, e che ti devo dire? È come Mercedes, Ferrari si lamenta perché Mercedes gioca 2 contro 1, non ce l'hai il secondo pilota per metterti lì a rompergli le scatoline. No, ma pure poi quando Hamilton rallentava nell'ultimo settore per far riaggruppare tutti dietro, non credo che è stato crocifisso per fare una roba del genere. Allora, raga, è sempre girata così, c'è sempre stato il cercare di fare tutto quello che si può fare nei limiti di regolamento per portare l'acqua al proprio mulino. Si è sempre fatto, è ovvio che poi quando metti nero su bianco il regolamento dici è giusto o no? No, sì, quello è. Poi... Che poi l'hanno fatto loro a Singapore, quindi mi viene a dire questi, i brasiliani a Singapore hanno tenuto dietro, non mi ricordo chi, fosse Omeke o Alberto. Manica sporca e vabbè, lavoro in officina, vado a metterla tuta. Vabbè, io ragazzi direi che per quanto riguarda la live è il caso di chiudere, anche perché a me piace vedere certi commenti da parte di questi ragazzi, non lo so. Non abbiamo il massimo rispetto sia dell'organizzazione che degli altri ragazzi, quindi mi piace. Assolutamente, ma è un altro modo di gestire le cose, evidentemente. Chiaramente faremo comunque... Questi messaggi non passeranno comunque sicuramente anche, diciamo così, non so, perché chiederemo anche spiegazioni magari di queste cose anche da parte, diciamo, dei PNC. Sì, sì. Perché poi... Ma no, ma non si sia intenso minaccioso, cioè il discorso è può succedere in pista, anche certe cose possono succedere. Poi chiaramente... Però non parti così. Le cose, voglio dire, non è il massimo della simpatia. Ma comunque questo è un altro discorso.
Io direi che possiamo chiudere qua, ragazzi, anche perché è stata una serata abbastanza lunga, ci siamo divertiti abbastanza, sì, sì. Direi. Il campionato ci sta lungo, tra l'altro, quindi... siamo a metà strada. Ok, Facundo, va bene, ragazzi, Facundo e gli altri ragazzi, comunque, non so più, veramente, nessun problema, mi raccomando. Prendere dei secondi. Andrea per il sociale, no, non è Andrea per il sociale, si cerca di comunque... È chiaro, sì, chiaramente. Va bene, signori, e allora... ovviamente intanto ringraziamo prima i protagonisti, certo. DJ Sport, Alberto, Tasi che è stato al muretto. Ragazzi, grazie della partecipazione, mancano ancora 4 gare, sì. Dove speriamo di non essere presi come Giuda. Ecco. Diciamo che io le ultime 4 me le guardo da lì e se vedo qualcosa dico ah! No, vabbè. Grazie Alberto, grazie Antonio, grazie ragazzi. Raffaele, grazie Alberto Foltran, perché ne abbiamo 2 ovviamente. Andrea e Andrea, Andrea presidentissimo e Andrea Long. E detto questo, ci vediamo alla prossima, grazie. Ci vediamo domani. Prossima. Domani si riparte. Oddio, no, che brutte parole. Screen.